Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista e così ateo che si chiamava Margherita Hack. Questa pièce teatrale è tratta dallo spettacolo Dialoghi con il signor G, ideato dal giornalista Edoardo Semmola e dedicato a Giorgio Gaber. Lo show in scena, con grande successo a Firenze, non è una semplice riproposizione dei brani di Gaber, ma una rivisitazione che adatta alcuni suoi testi al mondo attuale. Lo so che tutto va in rovina, ma di mattina. Si alternano sul palcoscenico Silvia Conti, Riccardo Ventrella, Valdo Spini e due cantautori fiorentini, Massimiliano La Rocca e Letizia Fuochi, che ripropongono nei propri brani i temi e lo stile del teatro canzone di Da Gaber. fuori vedo chiaro, quel gesto non è vero, e sento che in quel movimento io non c'ero. Ma son contento di voi che mi state vicino. Sono contento di voi che siete nuovi amici. Sono contento di voi che mi fate lottare. Sono contento di voi perché siete felici. Ma non incontrerò il silenzio e il suo rumore. Venuta la voglia di rompere tutto. Guarderò dentro me stesso per superare questo scollamento e ripartire dalla parte più profonda di me, l'io. Mare sono due orizzonti che tolgono il fiato. Sono l'inizio, la fine, l'inizio di un trucco non ancora spiegato. E poi che si fa? Che si fa? E la responsabilità, e la larga intesa, e il premio di maggioranza, e la governabilità. Quando l'alba spezzerà la notte, noi saremo ancora assenti, magnifici perdenti. Quando tu arrivi, ti siedi e sorridi, hai l'anima per l'orizzonte. O confessioni personali. Mi fanno male gli esegeti, quelli di Gaber, ad esempio. Mi fa male soprattutto il fatto che basta che mi faccia male un dente e non mi fa più male il mondo.